tecnica di Miaschi, 2 su 3 da fuori, una penetrazione o meglio un rimbalzo d'attacco finalizzato, tutti i punti della Gruppo Mascio sono marcati Miaschi in questo inizio di partita. Arriva la particolare rimbalzi da parte di Orzinuovi, sono già 5 le carambole da parte degli ospiti. Basile, linee esterne, Guariglia su di lui, Alessandrini contro Miaschi, c'è una pick and roll laterale, Gasparina, la tripla del vantaggio da parte, piano piano è tornata a un possesso pieno di ritardo la formazione di Giorgio Valli, che adesso deve difendere proprio sul neo entrato Leonzio, terra e Larry su di lui, il tentativo di Trapani per la conclusione dall'angolo di Alessandrini, altra tripla. Cerella questa volta sbaglia, non riesce a controllare il cambio di mano, dall'altra parte velocità come sempre anche per Orzinuovi che carica Jorgensen, la tripla. Quindi dopo la tripla di Packer, 3 minuti dopo arriva la tripla di Harris. Basile, lo scarico fuori, la conclusione, la risposta immediata da parte di Ruben. Spazio per 2 possessi, ma presumibilmente Orzinuovi potrebbe andare a cercare la conclusione veloce, come è infatti, ed avere ancora qualche secondo. Tribuna sopra la panchina di Zanchi, che assiste accovacciato a bordo parquet. Basile attacca Sacchetti e c'è il canestro con fallo, altra possibile azione da 3 punti. La sua cartina di tornasole. Intanto seguiamo Leonzio che va a consegnare a Jorgensen, su di lui Cerella, prova Leonzio la conclusione, incredibile Leonzio, quindi ha spazio per tenere la palla fino alla fine Orzinuovi, io farei fallo subito, manderei in lunetta per cercare di, attenzione la conclusione ancora da 3, Leonzio.